Mario Samarato, mio aderente dell'azione civile, nonché Roberto, la sua storia che non racconterai perché altrimenti prendi tutto il tempo. Di silenzio. Allora, il mio intervento sarà sintetico e breve, anche perché con Antonio dobbiamo intervenire in un'altra assemblea dove apriamo altri dialoghi nel tentativo di costruire un ampio, diciamo, ventaglio sempre più forte dei progetti che portiamo avanti. Io farò subito una prima proposta per quanto riguarda il dibattito interno allo statuto, alle dinamiche, cioè sul piano politico. E io propongo che nello statuto, ne abbiamo anche un po' parlato con Antonio, ma non abbiamo approfondito il tema, sia inserita integralmente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e che diventi un elemento di forza, di stabilità, di percorso, di progetto di azione civile anche nell'immaginare uno sviluppo e un'evoluzione dei diritti umani, quindi della stessa Dichiarazione Universale, quindi facendo una battaglia presso le nazioni del mondo, le Nazioni Unite, cioè per rivitalizzare, per dare significato nuovo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, anche immaginando nuovi diritti e nuove libertà e di conseguenza nuovi doveri e nuove, diciamo, rispetti e capacità di rispetto delle libertà altrui. E questo apre poi un discorso di frontiere anche internazionale delle dinamiche che stiamo vivendo, incredibile, diciamo. Io mi sono sempre occupato, diciamo, molto di geopolitica, anche nelle mie ultime esperienze, diciamo, politiche, di cui non parlerò oggi, ho ottenuto per me anche le deleghe per le politiche della difesa, delle politiche estere. Quindi vorrei fare un piccolo ragionamento sulle vicende che stiamo vivendo, diciamo. Mi hanno colpito molto gli interventi precedenti, in particolare di Domenico Gallo, sulle questioni legate a quello che sta accadendo nel mondo, alla difesa, a tutta una serie di percorsi che chiameremo dottore e non professore, diciamo. E vedete, quando è successo l'evento di Parigi, io ho scritto subito delle cose quella sera. Io ritengo che l'evento ultimo di Parigi, ma anche quello precedente, siano l'inizio, cioè siano la fase, non inizi molto precedenti, ma siano la fase di svolta del nuovo ordine mondiale, cioè come iniziare a concretizzare il nuovo ordine mondiale. Vedete, in Europa, cominciare dai sei paesi che l'hanno fondata e poi tutti i paesi post comunisti, piccoli, eccetera, che non hanno grande valenza nella fisionomia poi, diciamo, delle determinazioni europee, occidentali, militari, eccetera, ci sono alcuni paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, eccetera, che se avessero avuto loro questo impatto non ci sarebbero state grandi problematiche reattive. La Francia è membro del Consiglio della Sicurezza Nazionale, ha un forte nazionalismo, ha una grande storia militare e non per niente sentiamo il proprio inno in giro dappertutto dopo le vicende note, diciamo. E quindi le strategie a monte, a prescindere dagli stessi terroristi che probabilmente potrebbero esserci, secondo una mia, diciamo, modesta analisi, è che si doveva partire dalla Francia per catalizzare l'Europa e l'Occidente intorno a una nuova visione di guerra dell'Europa. Se colpisci la Francia, nazionalista, consigliere nazionale dell'ONU e tutta una serie di altri fattori, metti in moto un processo tale, tanto è vero che lo vediamo con gli incontri che Hollande sta facendo all'Eliseo, compreso il nostro primo carissimo primo ministro, diciamo, e quindi metti in moto un processo di politica nuova dell'Occidente che va all'origine di cui parlava Gallo, a una serie di questioni di cui parlava prima Bolognesi sulle questioni del terrorismo interno, alle questioni legate a tutte le vicende che abbiamo vissuto negli ultimi decenni in Italia, ma io non ho oggi il tempo di approfondire la mia, diciamo, riflessione su questo, avremo modo in altre circostanze. E credo che questo sia un problema serio, cioè l'Occidente, l'Europa devono riflettere su quale vuole essere davvero il proprio futuro, la propria, diciamo, scelta critica rispetto alla costruzione e all'indirizzo che possiamo dare alle nuove generazioni. Vedete, noi abbiamo tre possibilità davanti. La prima, ci armiamo fino ai denti, cominciamo a insegnare alle nuove generazioni l'odio verso gli altri, ci chiudiamo al riccio, ci chiudiamo nei nazionalismi, cominciamo a immaginare che il mondo è altro da noi e noi dobbiamo preservare solo noi stessi, e allora andiamo tutti verso la catastrofe più nera, perché qua si annidano comunque nuvole nere, diciamo. Seconda ipotesi, insegniamo che ci sarà una operazione di dialogo possibile ancora dentro le tragedie, dentro i danni, dentro le violenze, dentro la questione per esempio palestinese-israeliana, dentro le questioni arabo-occidentali, dentro la questione di tutto quello che sta succedendo sul piano militare,
e che il dialogo, il confronto, la costruzione e l'insegnamento alle nuove generazioni, intanto di una sostanza etica, perché troppo materialismo c'è oggi, abbiamo quattro cellulari, tutti ventenni, abbiamo risolto i problemi della vita e presto si potrebbero rendere conto che la vita non era quella, diciamo. Allora dobbiamo proprio dare un senso nuovo, un significato nuovo all'etica, il valore dell'etica delle cose. Allora fare questo, oppure possiamo fare una terza cosa, facciamo delle piccole comunità e creiamo i nostri piccole comunità bunker, dove quando ci sono i grandi problemi di crisi ci chiudiamo nei bunker, alla fine quelli che rimangono fuori, come dice Kissinger nel suo libro, diciamo, Lo Nuovo Ordine Mondiale, e anche nelle sue dichiarazioni, che tutti quelli che rimangono dopo il Nuovo Ordine Mondiale avranno una vita migliore, grazie, siamo molto contenti di questa dichiarazione di Kissinger, diciamo. Però il punto vero è che noi dobbiamo dare una possibilità. Allora, se non vogliamo fare queste tre cose, perché io sarei per la quarta, non c'è una via per la pace. La pace è la via. Dalai Lama. Dalai Lama. Cioè, se noi non comprendiamo che la pace è la via, probabilmente andremo verso vie già conosciute, verso vie antiche, che non porteranno nessun beneficio ai nostri, alle generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, a tutti quelli che dovranno vivere il futuro. Perché sai, molti di noi hanno vissuto una parte del loro destino, no? Io tra pochi mesi faccio 50 anni, quindi insomma, più o meno 50-60 anni l'avrò vissuti dentro queste dinamiche. Ci sono bimbi che nascono oggi, ragazzi che non hanno ancora 18 anni, eccetera. Noi dobbiamo immaginare un mondo migliore, vogliamo immaginare un mondo che abbia i prossimi 70 anni la pace, o vogliamo riportare la guerra nell'Europa che da 70 anni non ce l'ha? Ecco, tutto questo dobbiamo cominciare a ragionare. Faccio invece poi una piccola parentesi interna, di cui se oggi o in altri momenti saranno quelle occasioni, approfondiremo tematiche interne. Io credo che Azione Civile debba non solo continuare la propria azione civile, anche nella, rispetto alle cose che dicevo prima, debba non solo continuarla, ma la debba approfondire, ingigantire, debba avere la capacità, con il presidente Antonio Ingroia, col quale ci lega un'amicizia ormai decennale anche oltre, debba rafforzare questa azione civile, la debba esportare dentro gli altri contesti, dialoghi, confronti, come dopo faremo anche nell'assemblea socialista dove interverremo fra poco, deve aprire un dialogo con tutte le realtà che intorno a noi si muovono, deve avere la capacità di avere una frontiera anche di convergenze possibili sul piano chiaramente culturale, politico e sociale condiviso. Vedete, io sono una persona molto battagliera, ma sono per il dialogo. Io ho al centro gli ideali in ogni cosa che faccio nella mia vita, compreso nell'impresa, dove coniugo l'impresa e gli ideali, e dentro questa azione noi dobbiamo avere degli elementi, dei diritti fondamentali, il lavoro. Dobbiamo avere la capacità di guardare alla salute delle persone, che è anche quello che fa l'avvocatessa che interveniva prima, perché intervenire nei diritti del proprio territorio è la salute anche della nostra vita. Dobbiamo guardare alla salute dell'ambiente, uno dei grandi diritti universali di cui, sui quali ci dobbiamo confrontare oggi e dobbiamo intervenire oggi. Dobbiamo comunque andare verso una frontiera, diciamo, di attenzione a tutto questo. E ci sono le evoluzioni dei diritti, sono sempre accompagnate, come dicevo prima, dai doveri. Azione civile ha questa grande capacità, ha fatto un bellissimo intervento, una relazione, Antonio, appunto anche nella prospettiva e nell'analisi, poi approfondiremo anche alcuni aspetti quando sarà possibile, e bisogna andare, diciamo, a immaginare di ricostruire, diciamo, la società nella quale viviamo attraverso un confronto, un dialogo, ma anche una determinazione delle idee. Le idee, cioè tu puoi essere forte quando ti confronti con gli altri se hai una determinazione delle tue idee, se hai una grande identità che ti distingue e che ti porta a immaginare il futuro. Se non hai identità, se ti vai a confrontare con gli altri partendo da uno spappolamento delle cose, allora diciamo diventa molto difficile. Ecco, quello che Azione Civile ha una forte identità. Anche Azione Civile deve avere la capacità di evolvere queste identità, come tutti, perché il dialogo, il confronto, la partecipazione che abbiamo, la costruzione anche sul piano politico elettorale di liste civiche, di alleanze, di fusioni, di crescite, avviene attraverso questa anche capacità di evolvere la propria, diciamo, la propria identità, gli innesti che possono essere fatti nei propri valori e nei propri ideali, che devono essere sempre fatti crescere con la crescita della società. Io propongo quindi, in questo senso, e forse andiamo verso la conclusione così ce la diamo, in questo senso io proporrei, anche questo parlavo con Antonio ieri, poi non so, si aprirà un dibattito, si vedrà, ma io proporrei che Azione Civile diventi da nazionale a federale,
ossia federativa e internazionale, e quindi non un presidente nazionale ma un presidente federale e così via tutti gli altri organismi, perché io propongo di osare ciò che ci porta lontano, non di aspettare ciò che ci porta lontano. E quindi osare vuol dire che se diventiamo federali vuol dire che ci possiamo federare ad altri come già facciamo, no? Con appunto la difesa della Costituzione, e possiamo vedere gli altri che si federano a noi, possiamo trovare delle contaminazioni, delle sperimentazioni, dei dialoghi che diventano concreti sul terreno della battaglia, dei quartieri, delle città, dei nostri territori, il terreno degli studenti, degli universitari, ma anche delle grandi forze ideali, sociali, politiche che rappresentano le varie dinamiche. Io oggi mi fermo qua, chi mi conosce sa che sono un po' più lungo, e vi lasciamo, ci rivedremo dopo, andiamo a fare questi altri. Grazie a tutti voi e felice di essere qui.